Buongiorno a tutti! In questo video vedrete tutti gli acquisti che ho fatto a Londra, perché sono stata a Londra circa una settimana nel periodo pasquale. Londra è bellissima e mi è piaciuta tanto, anche se non l'ho sentita mia al 100%, quindi non so se ci andrei a vivere. Ho acquistato la bombetta a Notting Hill, a Portobello Road. E mi piacevano un sacco, li avrei comprati tutti, solo che costavano un botto, cioè 15-20 pound. Secondo me non sono pochi per un cappello comunque di panno. Quindi niente, ho acquistato, anzi non l'ho acquistato io, me l'ha regalato proprio il mio fidanzato, quindi diciamolo. E niente, no, mi piace tanto. Ma iniziamo subito con tutto quello che ho acquistato a Londra. Siccome ho avuto la sinusite, ho comprato anche un altro cappello di lana, che è quello che ho indossato per tutto il periodo della vacanza. Questo qui l'ho messo forse gli ultimi giorni e basta, ma questo qui mi ha protetto la fronte. Il primo acquisto che ho fatto, sempre a Portobello Road, è stato questo orologio che ha questo cinturino in pelle molto molto particolare, anche se devo dire che io gli orologi li utilizzo per un po', poi dopo li accantono perché non sopporto troppe cose sulle braccia. Ma questo qui ho un bel ricordo perché l'ho acquistato, cioè l'ho regalato al mio ragazzo uguale, cioè simile, vabbè, se riesco a parlare stasera, ed è molto carino. A Londra è tappezzata da questa tipologia di orologi, sempre un 7, 8, 10 pound, ovviamente io ho pagato 10 pound l'uno. Poi, parlando di schifezze, ho acquistato il tè della Twinings, strawberry e, cioè, praticamente fragole lampone, che io qui non l'ho mai visto, poi costava circa un pound e mezzo, quindi ho detto, ma sì, prendiamolo, è caduto pure a terra, evviva! Ho comprato la cioccolata loro, la Cadbury, questa qui, con gli ovetti, eccetera, eccetera, comunque è andata già a terminare in casa mia. Oggi sto a dieta il secondo giorno, meglio che non la poso e non la vedo. Poi sono andata da Primark. Primark è un negozio monomarca, cioè non monomarca, vende anche altre marche, che vende tutti i prodotti come H&M, quindi di quella qualità, non qualità altissima, ma a prezzi stracciati, cioè veramente bassi. Devo dire che è grandissimo quello dove sono stata io. Sono andata a Oxford Street ed è a tre piani, 3-4 piani. Vende di tutto, cioè da donna, uomo, bambino, casa, oggettistica, trucco, cioè enorme. E forse dovrebbe aprire anche in Italia, è una voce che ho letto su internet, Facebook, quindi speriamo di sì. È stata la mia prima avventura da Primark, volevo comprare tutto, poi alla fine non è che ho comprato tantissimo. Allora, ho comprato prima questi calzini a 2 pound. Con tutte londinese, bandiere londinesi, eccetera, eccetera. Poi ho acquistato queste due magliette a 3 pound l'una. La taglia che ho preso io è la 14, perché le vedevo tutte piccolissime. Poi sono anche di cotone, quindi secondo me si stringono. Mi piacevano le fantasie. Poi ho acquistato tre paia di ciglia finte. Quella volume, naturale, mi piacevano perché avevano l'attaccatura sottile, quindi volevo provarle, costavano un pound l'una. Ed infine ho comprato le candele profumate a 1,30 pound, Passion Fruit Vanilla Cream, un odore pazzesco, ce n'erano tantissime, solo che c'era il mio ragazzo che rompeva che volevo uscire, quindi... Poi sono andata a Yarrods a visitare Yarrods e ho comprato questo portafogli bellissimo, pagato, ahimè, 30 pound. Costa tanto, però mi serviva un portafoglio estivo perché io li distruggo e mi piacciono quelli grandi. Entrano tante cose, tutti gli scontrini, perché sono una di quelle che accumula scontrini per non buttarli per terra e quindi metto sempre dentro. Non sono juventina, però mi piace questa fantasia strisce. E il mio ragazzo mi ha regalato la spazzola, questa qui, la pettine spazzola, questa qui, che poi tra l'altro c'ha tutti i rossettini, è molto molto carina. Non l'ho ancora provata, non so se fa male, ma vi assicuro che ho la farlocca e fa male, quindi ho tante speranze in questa spazzola che è bellissima. Mi piaceva la fantasia, ma soprattutto la cercavo. L'ho vista che la vendono anche da Sephora ultimamente, però questa qui l'ha pagata il mio ragazzo 9 pound, quindi sì, circa sempre 12, 11, 12 euro come da Sephora. Passeggiando per Londra ho trovato lei, che è la ballerina.
che si muove con i raggi solari della regina. Quindi l'ho comprata prima di tutto perché avevo la ballerina normale che mi avevano regalato Sonia e Alessia, si è rotta, l'avevo in macchina, era bellissima, mi metteva un'allegria pazzesca. E poi ho ritrovato stesso a Londra la stessa ballerina, l'ho ricomprata, dopo un'ora ho trovato lei e alla fine ho comprato anche lei. Quindi praticamente ho comprato due ballerine che si muovono, quando si romperà lei, sperando che non si rompe, ricambierò quell'altra ballerina che era la sostituzione della prima ballerina. Comunque, praticamente è bellissima, cioè ditemi che se non mi mette allegria, a parte che si muove così. Quindi. Poi, make up. Allora, adesso vi parto a razzo con tutto il trucco che ho acquistato. Allora, prima di tutto sono andata da Boots, che è una parafarmacia che vende, tiene proprio gli scaffali di prodotti come Real Technique, Slick, Berry M, poi vende anche la Bourjois, Number 7, diversi prodotti proprio a Maybelline, prodotti più commerciali, insomma vende tutte le marche. Poi ci sono Boots più forniti, meno forniti, e poi c'è anche Superdrug a Londra che vende proprio questa tipologia di prodotti, insomma un po' le stesse marche. Quindi di questa tipologia di prodotti sono andata sullo scaffale della Slick, perché io sono un'amante delle palettine Slick, anche se le trovo un po' scomode perché io non butto mai le scatoline perché sono troppo belle, quindi ogni volta prendere una palettina, toglierla da dentro, aprirla, specchio, insomma li uso poco. Però mi sono ripromessa di buttare tutte le scatoline. Ho comprato questo blush a 3 perché già ne avevo un altro, mi ci sono trovata benissimo e quindi volevo proprio puntare sui blush. Quindi, questo è il blush, che è il numero Sugar 364, che ha questi tre colori, due opachi e uno satinato, molto caldi comunque. E poi altri due brush, sempre corallo, insomma questi colori caldi, non troppo chiari che sparano, perché comunque ultimamente mi sono resa conto che mi piacciono molto di più questa tipologia di colore, quindi un po' più naturali, anche su di me, vabbè sulle spose, ovunque cerco sempre di utilizzare questa tipologia di colori, anche questo. E della Real Technique ho acquistato la spugnetta perché ho la Beauty Blender e volevo provare questa, che dicono sia molto simile, ma dalla forma mi sembra un po' più pratica, quindi vi farò sapere magari come mi ci sono trovata. C'era un grandissimo espositore della MUA Makeup Academy e ho acquistato questa palettina a 4 pound, quindi praticamente niente, 5-6 euro. E completissima, molto naturale, vi farò sapere anche questa come mi ci sono trovata, perché è un'ottima alternativa alla Naked, quindi di Urban Decay. Secondo me non mi ci troverò male perché ho visto molte recensioni positive. E questo illuminante da riflessi dorati, c'era anche da riflessi rosa, stava pochissimo, circa un pound e mezzo, quindi veramente poco. Poi della Berry M ho comprato un pigmento che sono i Dazzle Dust, si approva, che è questo colore champagne molto satinato, leggero, non troppo evanescente. Poi della Number 7, questa marca qui che ho visto tanto anche in Thailandia, ho comprato quello matte, solo che comunque non costano poco, stanno intorno ai 13-14 pound, non ne volevo comprare due perché comunque voleva dire per me perdere circa 40 euro se un prodotto non mi è piaciuto, quindi almeno come texture volevo provarlo, poi se mi troverò bene ne comprerò un altro per miscelarli lavorativamente, intendo. Questo ho letto diverse recensioni positive, specie in lingua inglese, quindi proviamolo, vediamo com'è. Ed infine, sempre per quanto riguarda queste marche un po' più commerciali, ho comprato questo qui, che è una terra molto calda della Bourjois. La Bourjois è una linea fatta da Chanel e dicono sia molto molto valida, quindi ho acquistato questa che è super venduta, ho visto online, e queste qui che sono le due tinte, la numero 7 che è un colore naturale e la numero 8 che è questo rosso scuro. Anche questa ho letto recensioni positive, quindi sono andata lì proprio mirata. Poi sono andata da Illa Masca, dove noi truccatori abbiamo ben il 40% di sconto. Lo dico subito perché ho comprato tante cose, però le pagate non tantissimo.
e ho comprato due fondotinta, il Rich Liquid e il Skin Base, lo Skin Base, che ho già acquistato online, solo con due colori molto chiari, quindi non riuscivo molto ad utilizzarli, però mi sono piaciuti come texture, quindi ho comprato due tonalità più scure. Quando ho fatto l'ordine ho provato anche i loro rossetti matte, quindi mi sono piaciuti anche quelli, e ho deciso di comprarne un altro che è lo Shard, colore scuro, che è un viola scuro, molto particolare secondo me. Vi farò sapere anche se mi trovo bene con questo, poi fatemi sapere nei commenti se volete una recensione dei prodotti che mi piacciono di Illa Maska, se posso fare delle pocket review. Dovete sapere che la mia macchina fotografica ha fatto una foto senza senso, io non l'ho fatta, è scattata, vabbè. Se posso fare delle pocket review, sicuramente ve ne farò. Fatemi sapere cosa vi interessa in particolare, così lo testo per bene e vi faccio la review piccola. Sempre nella Maska ho acquistato due pigmenti. Il primo è sempre uno champagne che si chiama Furore, anche se ho visto che ha dei micro glitterini, quindi lei, la truccatrice di La Maska, mi ha spiegato che si può utilizzare anche come illuminante, però con i glitterini non credo, che è questo colore champagne. E poi ho acquistato Fervent, che è questo colore con riflessi rossi, marroni e verdi. Molto simile al Blue Brown di MAC, al pigmento, o al Club, sempre di MAC, o a Camelot. No, vabbè, comunque quell'altro di Neve Cosmetics, però volevo provare questo qui perché ho visto che è molto più brillante. Ed infine, dulcis in fondo, un altro blush. Questa volta è il numero Bag. Nome. Le loro confezioni sono elegantissime ed è sempre questa sorta di pesca scuro, molto molto elegante, non troppo d'effetto, comunque naturale, non lo so, mi piaceva tanto, c'era anche nella confezione a duo, però ho voluto acquistarlo grande perché so che lo utilizzerò molto di più rispetto a quello a duo, perché li vedevo piccoli, non mi convinceva l'altro colore che era un marrone brillantinato. Comunque, questo qui era carino assai, quindi l'ho preso. E niente, questi sono tutti gli acquisti che ho fatto a Londra e spero che comunque, non lo so, vi sia piaciuto il video, anche se i video haul non è che siano molto interessanti secondo me. E però vabbè, fatemi sapere magari se avete, come dicevo prima, qualche prodotto che volete che io testi per bene, così me lo scrivo nella lista dei prodotti da fare le recensioni, le piccole recensioni, eccetera eccetera. Volevo scusarmi con voi se non riesco a rispettare la tabella di marcia che volevo fare su YouTube, ma purtroppo sapete che lavorando tanto per me diventa praticamente impossibile. E siccome YouTube non è la mia risorsa, il mio pane quotidiano, purtroppo non posso dedicarci così tanto tempo. Io farei video dalla mattina alla sera, ma il tempo non ce l'ho. E quindi niente, mi dispiace anche che magari questo video farà sì e no mille visualizzazioni, ma purtroppo comunque YouTube è questo, se non fai tanti video non ti mette in prima linea, voi comunque ovviamente non è che andate sempre a cercare il mio nome per vedere video, vi capisco ovviamente, e anche perché andate 1, 2, 3, 10 volte con carico video, vi scocciate pure di seguirmi, però e poi capirete anche un po' la mia delusione, perché comunque fare un video per me richiede tanto tempo, e dopo che fai un video e vedi che è stato visualizzato 1000-1500 volte in 2 settimane, cioè a me pesa, perché comunque capisco che non siete voi, ok? Però capisco che, cioè, mi sembra inutile fare video se su 20.000 iscritti lo visualizzano 1.500, cioè capirete un attimo una situazione. E niente, però presto vedete un video tutorial e spero tanto vi piaccia. E niente, buona serata a tutti e alla prossima.